La sindaca Raggi, Virginia Raggi, è selezionata diciamo artificialmente, è un prodotto artificiale della Casa Reggio Associati. Così come a Milano viene scartata una candidata perché è ritenuta buzzicona e quindi inadatta dal punto di vista dell'immagine, così si ritiene che Virginia Raggi possa parlare al popolo di Roma, è una ragazza di Ottavia. Un'avvocatessa, una persona diciamo, che ha una compitezza. E quindi, da questo punto di vista, si ritiene che possa comunicare il messaggio di pulizia del Movimento 5 Stelle. Premetto che molte accuse, molti tentativi diciamo, di spezzare le gambe al Movimento 5 Stelle vengono anche dal fatto che loro hanno, si sono schierati contro le Olimpiadi, rispetto alle quali c'erano degli interessi notevoli in questa città. Rispetto al cemento, al mattone, sì, sì, è quello certo che è. sappiamo. Detto questo, loro stessi ci forniscono materiale straordinario. Eh, perché la Raggi, il candidato naturale, avrebbe dovuto essere De Vito, si chiama De Vito, ho detto sì. bene, e De Vito, io mi è capitato di incontrarlo in televisione. Sembrava che fosse quello con più strumenti per diciamo, intervenire nella realtà romana. Si dice poi che ci sia una Lady Macbeth in tutta questa storia l'onorevole già prima eh, capogruppo alla Camera aiutatemi Romana. La Lombardi Lombardia. che saprebbe, diciamo, inc inc incarnerebbe diciamo, la sinistra romana del Movimento 5 Stelle a fronte invece di questa Cassandra che disse c'è un complotto per farci vincere, ossia la taverna. La taverna. <ride> e, quindi capisci bene, se noi proviamo a dir male di loro fra un attimo saremo diciamo, subissati di insulti. Eh, Casaleggio l'ha scelta in un provino. Eh, a dicembre, novembre, dicembre l'anno scorso, eh, contro il parere del Movimento 5 Stelle Romano, che aveva indebito eh, ex capo, capogruppo, capogruppo comunale uscente, il suo candidato. Non naturale. è proprio così. Eh, eh. Pur purtroppo è così. È purtroppo è così. No, no, e tra l'altro, magari, sufficiente... magari... No, no, Europa poi ci dopo ci dirai, sarà, la non non tua, dirai la tua versione dei fatti. Sì. Quella che conosco io, che è stata anche raccontata da vari giornali, scritta e mm. che personalmente anche io conosco dei grillini in minoranza, che mi cercano c'è... Cioè quindi su il Facebook tema della è... guerra tra bande secondo il... me no, è, dentro... è, è, è un tema molto forte. È un tema assolutamente centrale, <ride> ma non è tanto la guerra tra bande, anche tra me e Gottoro abbiamo fatto prima il teatro ai burattini, come appunto diceva Miguel, no? Quindi quella ci sta. Il problema è che c'è questa società di marketing milanese che ha scelto sulla base della telegenia e del fatto che una ragazza, diciamo... Ehm, che, che, che rappresenta il nuovo, no? che rappresenta mm. aria fresca, eccetera. Ma c'è pubblicità completamente purtroppo. inadatto. Tu vieni assunto dal Movimento 5 Stelle come assessore, non puoi fare niente. Cioè, qualsiasi cosa ti viene. Ma non le cose importanti, lo stadio su cui è, è normale che ci sia una discussione ai vertici del, del Movimento, ma le, il piano delle buche, no? Che Berdini sarebbe perfettamente in grado di farlo. Si decide di eh, turare prima le buche di Piazza Venezia che un po' le hanno turate, poi magari quelle del Lungotevere, poi quelle de, de, del Portuense, cioè quella cosa lì. Un assessore è ordinaria amministrazione non la può fare perché su qualsiasi cosa ci deve essere lo sta bene di Grillo e Casaleggio. Questo è il meccanismo del movimento, non eh. sto rivelando niente che, che non si sappia, no? cioè, anche la sindaca per qualsiasi cosa deve ottenere e la ragione per cui sono fermi, perché poi la valutazione di Grillo e Casaleggio è una valutazione che fa riferimento a sondaggi, a eh, algoritmi, a consultazione della rete.